Vinimilo 2018 offre un variegato calendario di appuntamenti dal 24 agosto fino al 9 settembre, oltre alle cene degustazioni e agli approfondimenti tecnico-scientifici su rossi, bianchi, bollicine, vigne vulcaniche, paesaggi UNESCO, progetti comunitari, oli d'oliva e formaggi, Vinimilo 2018 dedica un focus specifico ai 50 anni della DOC Etna, denominazione istituita proprio nell'agosto del 1968 per la produzione con vitigni autoctoni di etichette di rosso, rosato, bianco e bianco superiore, quest'ultimo esclusiva del territorio di Milo. Ieri, in occasione della presentazione alla stampa, oltre a tutti i partner che hanno permesso, in sinergia col Comune di Milo, la realizzazione dell'evento, erano presenti anche il presidente del Comitato Vini Milo 2018, Giuseppe Sorbello, il presidente della Strada del Vino dell'Etna, Marco Nicolosi, e il presidente del Consorzio di Tutela Etna DOC, Antonio Benanti. Da 2 anni, anche quest'anno, le aziende del territorio di Milo hanno deciso di sponsorizzare questo evento. È un evento che ormai da tantissimi anni contribuisce a diffondere, a comunicare le caratteristiche del territorio e soprattutto i prodotti unici che si producono all'interno del comune di Milo, che è un comune piccolissimo di circa 1000 abitanti, che ha quindi difficoltà oggettive a far sapere quali sono le eccellenze che si producono in questo comune così piccolo. Vini Milo è ovviamente nel vino ha la sua punta di diamante. L'Etna Bianco Superiore in particolare è un vino che può essere prodotto soltanto all'interno dei confini del comune, perché qui le condizioni sono veramente uniche e particolari. Suoli e clima rendono la coltivazione del Carricante luogo perfetto, ideale, luogo eletto per la produzione del vino bianco dell'Etna. E soprattutto i vini raccontano le caratteristiche del territorio. Questo fa sì che la manifestazione aiuti a diffondere il nome dell'Etna, tutto, le caratteristiche del territorio di Milo. Ovviamente noi ci crediamo, siamo nati e cresciuti a Milo, quindi facciamo squadra per il nostro territorio, per tutta l'Etna, per tutta la Sicilia, ma per Milo in particolare. E a Milo non si produce soltanto vino, si producono castagne, si producono lamponi, si producono le mele gelato cola, è un territorio ancora tutto da scoprire. Quindi non mancate alla Vini Milo, che abbiamo tanto da raccontarvi e tanto da farvi assaggiare. La finalità del consorzio Tutela Vini Etna DOC è duplice. Le priorità sono quelle della tutela del prodotto Etna DOC, del territorio Etna DOC, ma anche quello della valorizzazione e promozione di territorio e vini Etna DOC. La Vini Milo per me è un esempio virtuoso, organizzato dal Comune di Milo in questo caso, che ho visto crescere molto negli anni. È una manifestazione che sicuramente oggettivamente, in maniera egregia, valorizza il territorio. Chiaramente il suo epicentro è Milo, la sua sede è Milo, ma è ambasciatrice, in questo caso la città di Milo, del territorio dell'Etna tutto, e quindi è veramente una manifestazione che sta salendo di livello ogni anno, a livello di contenuti tecnici, a livello di rappresentatività, a livello di ospiti, a livello di spessore in generale, e mi sembra doveroso essere qui per parlarne, per promuovere una manifestazione che veramente, a mio avviso, è oggi quella meglio organizzata sul territorio. I vini dell'Etna da anni riscuotono un grande successo su più mercati, soprattutto ormai la quota export supera, a mio avviso, il 50% per un buon numero di cantine, ma è altrettanto importante e ricevere qui sul territorio e presentare bene il territorio. È vero che il vino viaggia, il vino rappresenta l'Etna in diversi luoghi, ma anche i soggetti terzi dall'estero o dall'Italia visitano l'Etna. La Vini Milo è un grande esempio, è un grande biglietto da visita, a mio avviso, per l'intero territorio.